dell'azienda che, che ha l'appalto, visto che siete bravissimi a darle multa a chi va a 31 all'ora, magari iniziamo a sanzionare anche chi becca milioni di euro da noi e con i quali siamo molto zelanti, molto, no? Visto che il 31 all'ora, dov'è che è quello che diceva che bisogna essere inflessibili, salvo poi dopo non mettere più i controlli, quindi chiacchiere. Premesso che una cittadina comasca sostiene, con tanto di foto documentata in digitale, che questa mattina, 27 aprile 2015, alle 9.30, in via Zezio, un mezzo deputato alla raccolta rifiuti compattava tra loro rifiuti di diversa natura, precedentemente differenziati in sacchi diversi, che sarebbe veramente incredibile se gli sforzi ecologici dei cittadini comaschi venissero vanificati durante la raccolta. Qui la foto c'è proprio due sacchi diversi, c'è quello, no, dell'indifferenziata con il sacco giallo, che uno si è rotto i maroni, l'ha fatto, eccetera, eccetera, e poi qua vengono compattati assieme, non è che vengono portati via, a meno che poi qualcuno abbia preso foglio per foglio e abbia riseparato l'aguzza, dubito. Chiede se sia fondata la segnalazione della cittadina e se sia possibile che i rifiuti dei comaschi, una volta raccolti, vengano poi irrimediabilmente mischiati, generando solo rifiuti indifferenziati. Allora, prima preliminare, siete degli incapaci e mi spiace che non paghiate voi e paghino i cittadini. Seconda preliminare, adesso cercate di far pagare anche i forti e non prendetela con chi va a 31 all'ora e basta. Grazie. Grazie consigliere Pinesi, ultimo preliminare consigliere.